È una Juventus diversa, più fisica, quella disegnata da Del Neri dopo la disfatta di giovedì sera col Palermo, con le novità Rinaldo dietro, Aquilani in mezzo e Iaquinta Amauri davanti. I bianconeri vanno all'assalto del Cagliari, ancora imbattuto al sesto, e Iaquinta a fissare il primo rimpianto juventino di questa serata, ma avrà un effetto limitato perché al tredicesimo minuto, su punizione di Pepe, pessima soluzione difensiva del Cagliari, e destro sporco ma vincente di Milos Krasic, primo gol con la Juventus per il serbo, considerato fondamentale da Del Neri, lo ha ricordato anche alla vigilia di questo match. Passano pochi minuti però e la Juventus si riscopre fragile dietro. Rinaldo dorme su Lazzari, che cerca e trova Alessandro Matri conficcato fra Chiellini e Grigera. Terzo gol contro la Juventus in poco più di un anno e mezzo per l'attaccante del Cagliari, ottava rete subita dalla Juve in questo campionato. Una Juventus che però è letale, a differenza di altre volte, davanti, cross di Pepe al 35esimo minuto, disastro in comproprietà stavolta fra Gazzi e Agostini, e Milos Krasic ci mette lo zampino. Di questo passo la somiglianza con Nedved calzerà sempre di più. Rivediamo ancora una volta l'ingenuità del Cagliari e il fiuto del gol di Krasic. Al 40esimo la Juve si scioglie e incanna il colpo del KO. Iaquinta calcia sul volto di Agazzi e poi spreca tutto dal fondo. Cagliari tramortito, Juventus in vantaggio dopo un primo tempo di alti e bassi. Alti e bassi, spazzati via con un po' di fortuna, inizio ripresa, minuto 56, su calcio d'angolo di Pepe, incredibile carambola in area del Cagliari. Toccano Rinaldo, Agazzi, Bonucci, Canini e infine Nainggolan. È un gol, diciamo così, senza paternità, ma vale lo stesso per il 3-1 della Juventus. Al 60esimo Juve ancora in avanti, cross da parte di Rinaldo, bene il suo secondo tempo, almeno in fase offensiva, verso il secondo palo, lo stacco imponente di Amauri, palla fuori di poco. Una fase buona per la Juve, ma il Cagliari prova a pungerla in contropiede. Destini del Cagliari che passano di nuovo sui piedi di Alessandro Matri, soluzione da calcio a 5, niente da fare. Paola che finisce sul fondo, si arrabbia in questa occasione Bisoli. Al 70esimo, dopo che il Cagliari ha perdonato, la Juventus dimostra di non volerlo fare, di nuovo letale su calcio d'angolo la Juve con Milos Krasic, aiutato da un colpo di fortuna, quello di Davide Astori, il giocatore serbo. Prima tripletta di Milos Krasic in un mese di Juventus, Nedved non ci riuscì in 8 anni in bianconero. Nel finale Cagliari che quantomeno smorza l'amarezza con il gol del 2-4, e Lazzari a essere geniale per Alessandro Matri, che stavolta non sbaglia, in buca il secondo centro della serata per i cagliaritani. Finisce 4-2, prima vittoria interna della Juventus, che rinasce a 4 giorni dal Manchester City e a 7 dall'Inter.